lì le mani sono andate, il ferro è andato dove lavora molto il ferro, comincia a pestare, pestare, cioè più picchiavo, più coltellavo, più mi sentivo, è stupido a dirglielo, forse tutto è mio, però mi sentivo, forte. Giugno 1983, alle ore 16:30, Emanuela Orlandi esce da casa, in Vaticano, per andare a lezione di musica al Conservatorio Ludovico da Vittoria di Piazza Sant'Apollinare, per la consueta lezione di flauto. E questo è certo. Le donne e lo adorate perché è l'unica cosa che si può avere nel mondo. Dice il Pacciani, guardone, io guardone, io sono un uomo perfetto come tutti gli altri e ne do la prova. Io non ho mai andato a guardare, se fosse andato a guardare uno e fa quelle schifezze, uno va a guardare che fa un altro. Io lo facevo la mia moglie, mi piglia moglie apposta, giusto. Io sono un paro padre di famiglia, non ho fatto di male a nessuno, ho voluto bene a tutti nel mondo. Se uno di voi ha moglie e figli, va a letto e va a casa e trova a letto la moglie con un altro, non si sa mica come reagisce. Se gli sta zitto, gli è un cornuto contento. Io cominciai a lavorare a 12 anni e mi fece la tappina su misura e mi provavo con l'anima.
voglio succedere che l'avete voi in continuazione. Voglio la libertà per andare alla banca e alla posta. Poi ci sarà il Signore che punirà il signor Canetto. O malato o guarito. Con la faccia a terra. Ecco, brava, grazie signore. Noi siamo quelli della Uno Bianca. We'll be right back.
voglio tornare a casa. Io voglio tornare alla mia vita. Io non voglio essere punita, privata dalla mia vita, dal mio futuro per qualcosa che non ho fatto. Perché io sono innocente. Ci ho pensato e tantissime volte ho ricostruito pezzo per pezzo. Non potrei vivere con me stessa sapendo di aver fatto una cosa del genere. Poi perché? Io sento dentro di me il bene che volevo e che voglio tuttora, Samuele. Mi manca abbracciarlo. Io ho ricostruito momento a momento della mia vita, ma vedo e sento che tutto quello che mi dicono sono assurdità. Non ci sta in quello che loro dicono, non ci sta.